schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi. Allora, innanzitutto mi scuso per questa mia breve assenza, però in settimana e per qualche altra settimana sarò un pochino assente, però se ci saranno dei glitch li porterò. Allora, in primis per fare questo glitch dovete avere un amico, un centro operativo mobile, quindi questo richiede un bunker ragazzi, e basta, è una LG Retro Custom. Allora, quando avete tutti questi requisiti entrate nel centro operativo mobile con il vostro amico e il vostro amico dovrà rimanere lì nel centro operativo mobile senza fare nulla ragazzi per tutto il tempo e aspettare voi che fate il glitch. A questo punto ragazzi prendete la vostra LG Retro Custom e vi avvicinate al centro operativo mobile, entrate dentro il centro operativo, andiamo a vedere tutti i passaggi passo passo, scendete dalla vostra LG ed uscite dal centro operativo mobile. A questo punto ragazzi che cosa andremo a fare? Apriremo il telefono, andremo in Legendary Motorsport e andremo a comprare una LG normale e l'andremo a sostituire con quella che è dentro il centro operativo mobile. Una volta sostituita dovremo semplicemente aspettare il messaggio di consegna dell'auto. Una volta consegnata l'auto dobbiamo entrare nel centro operativo mobile dove ci sarà il nostro amico ovviamente. Dovremo salire nella nostra LG, uscire dal centro operativo ragazzi e ritornare nel centro operativo. Questo è un passaggio che dovremmo fare perché altrimenti il glitch non riuscirà. Allora, questo glitch ragazzi io l'ho visto da un brasiliano, suppongo sia stato un brasiliano, l'ho visto pure di sfuggita quindi non mi ricordo neanche chi è, però parlava portoghese quindi suppongo che era brasiliano. E una volta fatto ciò ragazzi, ci tenevo a precisarlo perché non è il mio insomma, una volta fatto ciò che cosa dovete fare? Dovete fare richiedi veicolo personale ragazzi. Il passaggio che avete appena visto di uscire ed entrare nuovamente nel centro operativo mobile serve apposta a questo, in maniera tale che quando noi faremo richiedi veicolo personale ci porterà la LG Retro Custom. A questo punto, quando ci sarà arrivata la LG Retro Custom, dovremo entrare in garage, un garage che abbia un posto vuoto, che non lo abbia. Io per esempio sto rientrando nel garage dove ho preso la LG, quindi il posto dove mi riposizionerà la LG sarà quello iniziale. Non serve un garage specifico, potete farlo con qualunque garage, anche con quelli dei due posti, l'importante è che abbiate il centro operativo mobile. A questo punto ragazzi, per guadagnare tempo, per continuare la duplicazione che ovviamente sarà lo stesso passaggio che avete visto, dovete comprare un'altra LG e sostituirla con quella dentro al centro operativo mobile. Una volta comprata ve ne andate nel Los Santos Custom e cambiate la targa. Ragazzi, qui ci sono due opzioni. Allora, se cambiate la targa e mettete la targa personalizzata, ci può stare che vi apparirà il blocco giornaliero. Se invece non cambiate la targa, ma cambiate semplicemente il colore, l'auto che voi avrete avrà una targa numerica che sarà quella della LG che noi abbiamo acquistato. Quindi automaticamente non avremo targhe cloni,
ma avremo tutte targhe diverse e forse avremo anche la possibilità di vendere più auto giornaliere. Insomma, io adesso non so quanti di voi avranno il blocco, ragazzi, io per questa questione del blocco ci sto lavorando, però comunque sia il mio tempo è poco e quindi diciamo mi sto cercando di prestare. Ragazzi, per ripetere il glitch dovete solamente rifare tutto quello che avete visto. Io qui ho duplicato 3 auto, però il video era troppo lungo e quindi l'ho tagliato. Detto questo, vi lascio un saluto e al prossimo video, ragazzi. She's beautiful, but you never see